Ciao ragazze, bentornate! Oggi farò il mio primo video di cucina. Iniziamo subito. Gli ingredienti che ci serviranno oggi saranno mare tozzi, Nutella, zucchero a velo, codette, gocce di cioccolato, Coca-Cola. Benissimo, iniziamo subito con il tagliare un mare tozzo. Questa sarà la mia merenda di oggi. Allora, prendiamo un mare tozzo e lo tagliamo in questo modo. Perfetto. Ci spalmiamo la Nutella. Intera perché ho iniziato da poco. Ce ne vorrà tanta perché questo sarà la merenda di oggi, sarà una merenda molto 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 calorica e molto molto fornita di roba. Oggi mi sono anche sporcata un po'. Andiamo a pulire il coltello sulla parte non sporca. Poi prendiamo le gocce di cioccolato e ne prendiamo un po' nella mia mano. Non si cascano. Queste, poche poche. E le spalmiamo sul mare tozzo. Vedete voi per caso che sono un po' distanti, non so se vedete. Sicura un po' meglio. Non ce ne mettiamo tante perché poi dopo se il colorico con solo la Nutella, immaginiamoci un po'. Perfetto. Poi andiamo a prendere anche le codette. Mi faccio scaricare. Ne mettiamo sempre un po' sulla mia mano. Le codette sono queste qui. E andiamo anche queste a spargere sulla Nutella. Finché non sono finite, il mare tozzo momentaneamente così. Vedete? È molto molto fornito. Poi lo chiudiamo e per finire in bellezza ci mettiamo sopra lo zucchero a velo. Ah, però devo aprirlo, allora, un attimo di pazienza. Lo mettiamo sopra. Ed ecco qua, aspettate, sgrullo il tovagliolo, la mia merenda di oggi. Per proprio finire in bellezza, che cosa facciamo? Prendiamo anche Coca-Cola con un bicchiere. Ecco qua. Questa è la mia merenda di oggi. Spero che vi sia piaciuta. Non sono proprio bravissima a cucinare, però questa è una semplicissima cosa. Un bacione e al prossimo video. Voglio provare il mare tozzo con voi. Eccola. Allora, faccio un morso, eh. Che bontà. Buonissimo, guarda. Aspettate un attimo. Un po' di Coca-Cola ci sta benissimo. Consiglio a tutti di provarlo. Se non avete
gocce di cioccolato, come ho detto, potete anche metterci scale di cocco, sono sicura che è buonissimo. Questa ricetta non l'ho inventata io, me l'ha consigliata sempre la mia personal consigli, la mia carissima amica Giorgia, che saluto, ciao Giorgia. E quindi consiglio a tutti di provarla, mi raccomando, e se l'avete provata e vi è piaciuta, scrivetemi sotto nei commenti. Ciao!